Ho fatto una minchiata, non mi sono tenuto manco un minchia di cosa. Ma sei nel tuo computer, fai pure a ti scongiuro. Stiamo tutti sclerando stasera. Ma vaffanculo! Non si può morire così! Ma che pirla, sono pirla, sono pirla, ha fatto un livello col buco del culo. Davide, che hai spento la PlayStation dei nervi? Davide, hai spento la PlayStation dei nervi? Sì. No. Ce ne siamo accorti. Sto cercando un'invincibilità o qualcosa del genere. Mi metto a giocare a Marvel. Però devi sempre commentare, guarda come ieri sera pronti metti con Macchina. Lui mi attacchiamo. Speriamo che se ne sia andato per sé. E stavolta ve lo prendete in culo, basta. Stavolta riesco ad andare avanti. Quanto volete sentirmi sclerare da 1 a 10? 6 più. Heil, Hydra! Da qua si può andare, non si può andare. Mica qualcosa cade se non ci vado entro un tot di tempo. Non credo. Oh, vaffanculo, sì, cominciamo a stare calmi, Ho trovato il pezzo della pietra filosofale, il secondo pezzo. Ma quanti pezzi sono, Bert? Quanti pezzi sono, nascondi? Tu che ti ricordi? Cosa? Quanti pezzi della pietra sono? Ma non mi ricordo, mi sembra 3 in tutto, perché c'è anche il piccolo pezzo in fondo al burrone. Buono Umberto, abbiamo quasi finito. Sì, siamo a un buon punto. Guarda, il boss finale mi farà impiegare 10 video minimo. Se tutto va bene. Sarà difficile il boss finale? Sì, no, il penultimo boss, che poi ce n'è un altro che è un po' una cazzata, ma a me il penultimo mi preoccupa assai. Mi preoccupa proprio parecchio. Poi avvertitemi se divento troppo volgare. No, non ti preoccupare. No, qui. Stai tranquillo, non fa niente se diventi volgare. Secondo pezzo, ficcatelo in culo, bastardo. Ora andiamo a prendere l'ultimo pezzo di merda. Di sterco di cane. Ti morisse la madre. Ce ne sono ancora di figli di Troia. Pierino, io studio, tu studi e gli studia. Che tempo è? Tempo perso. Esatto, cazzo. Tu Davide che ne pensi? Direi che vabbè. Meglio non dire. A questa volta è meglio tenersi la propria opinione. Muori coglione col lanciagranate. Lancia cazzo. No, i robottini, che bello. Umberto, che hai fatto? Hai rotto il pony. Ci stanno i robottini che decidono, insomma, quello che devo fare. Se loro vogliono che muoio, io crepo. No. Chi vuole? Ah, non è il robottone, è la puttana lì sotto. Zoccola, no, giusto. Erika. Non ci posso credere. Umberto, mi porti fortuna, sono riuscito a superare questo pezzo dopo 100 volte. Sono contento per e te. Sono morto. Però allora ne dici una per festeggiare. Allora sei contento? Sì, ho superato qui, benissimo. Porca Iva, ti sono aspettato. Muori, crepa, scatta, dai, muori. Bene. Lo dico anche in fretta. Cazzo, ho perso l'occasione della vita. Dai, che è in difesa, muori. Sì, l'ha preso in culo. Ma non sta in missione la troia! Non si dicono se è proprio culo. Ma tu puoi aiutare sul sasso. Scusami, è ora dove cazzo. Là sopra si sale per caso. Vediamo.
Ma come dici qui? Il gioco si finisce con il i pipistrelli fucile, vero? Dentro casa! Se lo rimangio, vero? Che o ti rimangiano un fucile al plasma? Che hai dentro? Dimmi! Aiuto! Ti rimangiano il fucile al plasma oppure completi il gioco con quello? Che succede? C'ho i pipistrelli dentro casa e non so cosa fare! Prendi la racchetta elettrica e fulminali! Beh, io non c'ho la racchetta elettrica come te. No! Sali a quello stato. Non piangere, amico. Bang 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 bang. Oioioioi, costui e Blastoise. Ho ritrovato Sally. La saliva di Sullivan, ho trovato. Ho ritrovato Sullivan. Buonissimo. Victor Sullivan. Buonissima notizia. Vorrei sarà con un bicchiere d'acqua. Chi che beve l'acqua? C'è Capitan America! C'è Capitan America! C'è Capitan America! C'è Capitan America! Sei un fan di Capitan America? Ma vaffanculo alla puttana di tua madre, quella scrofazzoccola di merda! Scusate l'imprecazione, ma qui si sta facendo un po' bruttina la situazione. Ci sto cercando di prendere l'ultimo. Non dirlo a me. L'ultimo dei tre pezzi qui sto cercando di prendere. Non lo so. Bruttina di merda del cazzo, se vogliamo proprio essere fini. Le classiche situazioni del cazzo. Esatto, eccola qui. Prefettato una di quelle dal professor. Proprio una situazione di merda. Vado a fuoco. Cos'è, i pipistrelli ti fanno andare a fuoco? Va a fuoco, quindi non ha più freddo. Perché tu hai freddo? Perfetto. Ma mi lancio una pietra! Crepate, cazzo. Ok, benissimo, benissimo, benissimo. Oio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 
Ho trovato una fitta testa. Bene. Morto? È saltato via. Sta per salto all'elettricità. È attratto dall'elettricità, che hai detto? Ci sono altre cose. Perché sono autistica e non capisco che devo fare così. Perché se io fossi una persona strana di mente, l'avrei capito, cazzo, l'avrei. Siamo persone tanto divertenti, no? Sì, come i. Dove salvo? Come Gesù, come Gesù siamo. Di sotto non posso assolutamente passare, preso. E ho capito! Ho capito! Ho capito com'è l'enigma, ho capito finalmente. C'è il barone Zemo! Ma il barone Emo chi c'è? Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a prendere l'ultimo pezzo della pietra filosofale. Notte inferna, vabbè. Va. Dai, evitiamo queste cose qui. Siamo a buon punto verso il completamento di questo bellissimo. Stai ferma, zoccola, stai ferma, benissimo, ferma. Tene giù! Dai! Che rischio che ho preso! Bang, 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 bang! Adesso qui devo fare lo stesso giochetto di prima, Davide! Ultimo pezzo, quasi fatto, quasi fatto, quasi fatto, quasi fatto! No, 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 no. Umberto, l'hai vista la pubblicità dei presidenti? Dei presidenti? Della pubblicità per la della Champions League? Dei presidenti. Guarda la Champions League. Dell'Europa League, sì, e della Champions League. Sì, ho visto Gagliani, la zio Fester.
per favore, poi. Ma pure lo tiro. Vabbè. Per favore. No, l'ha messa che gli ha posto Berlusconi, altrimenti uccidevano. Ci giochi? Ma perché Berlusconi? A volte ci. L'ultimo pezzo, ci siamo quasi! Ci siamo quasi, andiamo a portare l'ultimo pezzo. Insomma, senza solo con i miei amici, ti prego. Ho portato l'ultimo pezzo, la pietra è sana, adesso mi sa che manca solo il cazzo del cribbio, delle bestemmie, adesso perderò minimo 4 parti a fare sto punto. Sì, Umberto, ciao! Lascia perdere, compra una vocale. Chi mi vende una vocale? Questo! Allora vai, ma con i miei amici. Comunque, io delle città eri in posto completamente. Delle città. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi. Ficchiamoci nel buco. Esiste per computer Heart of Darkness. Perché il disco per la PlayStation mi si è rovinato. Come ha fatto a rovinarsi, scusa? I robottoni! Non me la sono aspettato! Questo è Jay. Chi è Jay? GG, lo conosco. GG. GG vai! Non io morirai. Allora va. Questo uccello va a sud. Questo uccello dove va? È caduto un cane senza fare nomi dentro un buco. No, dillo questo nome se ti va. Ma dillo tu perché sennò poi è brutto per lui. M. Questo doveva essere un altro leone. Siamo si chiama Matteo. Un leone che si chiama Matteo. Ma chi è Montesi? Il leone. No, è un leone. Siamo quasi al punto. Lì c'è un toro. Il toro si chiama Gesù. Siamo quasi al punto che farà bestemmiare i cavalli. E tu fa a est. No, non me lo sono aspettato, fregna di cane. E chi se lo aspettava? No, Davide, secondo te Davide quando arriverà a quel punto andi video ci metterò 3 o 4. Questo doveva essere un let's play core. Ho fatto un fottuto casino con gli animali. Che fai di bello? John e Baez. John va adesso. Facciamo diretta. John è. Sì! John è. Davide, sono arrivato al punto più brutto e difficile del gioco. Davide, secondo te, allora, siamo a 28 minuti, secondo te entro a che minuto lo finirò? Allora, il leone che si chiama Mark, no. Mi sarà da bestemmiare, però il gioco è agli soldi, è questo bello. E siamo già morti, siamo a quota 1! Evviva! Adesso vai! Dobbiamo tenere il conto. No, non credo che lo terremo, credo che alle 5 milioni di volte ci perderemo. Sì, lo annoto su Skype. No, no, è lì. Beh. Alle spalle. Leone che si chiama Mark. Mannaggia le madonna! Vabbè, va. Se mi fanno bestemmiare. Il diavoletto che mi fanno fare alle spalle nessuno. No. Perché ogni cosa che ti occupa a puntare? Questo è il problema di tutto, che uccidere i nemici, ma arriva anche Padre Pio che ci spara contro! Yeah, baby. Questo è il problema, che qui adesso è molto complicato. Qui te lo vinco, questo... Salta! No! Spero a saltare! No, io qua impazzisco, non ci posso fare niente, qui è tutto un mona, qui è tutto un monaio. Qua è impazzito. Devo dire qualcosa di divertente. Sì, sì, vai, se uccide divertiti mi sembra molto divertito. Allora, che cosa posso dirvi di divertente? Non lo so.
rischierei di dire un'altra cazzata. Vai, dille, tanto una in più, una in meno. Corri, ragazzi. La regina Elisabetta era un uomo. Ma va? Ma vaffanculo, quella puttana di tua madre! Cazzo, sto bastardo, diceva ecco. il boss, dici. Gioco di merda, mannaggia la Lethal Ninja, questo. Allora, alla posso commentare la partita. Commenta la partita, cosa che quel sito è morto di tanto. Ash Ketchum non è mai riuscito a crescere. A 10 anni dopo 50. Dopo tutte queste serie ha ancora 10 anni. Ditemi perché. Umberto, hai messo delle patatine nel gelato? No, mamma mia che puntata. Dipende, patatine fritte o patatine con la gamba? O le pizze? Le patatine sono fritte. Le patatine frappate. Allora io commento la partita. Allora, parla a Pizzarri che per la rimessa dal fondo per la Lazio. Ti prego. Vengono intanto me... Perché che cosa? Un to! Ma dai, dai, ma sono anticappato, ma sono proprio down sono! Dai, ma che cazzo ci vuole a schiacciare questo cazzo di tasto? Ma sono altissimo! Non so quando sarei capace di uccidere troppo perché sto accumulando la prima di sto gioco di merda. Ma che cazzo? Dai! Davide, fai sto commento! Ehi, è satanassato! Fammi giocare! Satana! Stai lontano da questo corpo deforme! Dai! Allora, corpo deforme! Esci da questo corpo deforme, entra in me! Entra in me! Abbandona questo spaventoso in volo, prodi! Entra in me! Caloni deve essere Ronaldinho. Caloni, un azzi ancora. Guardate che metà. Ugien. Fatta visuale un po'. Pii! Ma che è da un calcio in faccia? Devi dare un calcio a te. Ma si cambi l'allenatore della Salernitana, che cosa ha fatto tutti insieme? Perché l'ha fatto una volta? Chi si è fatta sopra? Oh, ci avrà 10. Ehi Satana, stammi lontano! Attenzione, la palla la Salernitana con giocatori che non conosco. Un negretto con il numero 13. Aiuto, dai. Negretto sale. Su di lui c'è Rocky. Perché Rocky non la gioca? No, il negretto la passa indietro a un altro difensore. L'altro difensore la ripassa al portiere dalla divisa. Ce l'ho fatta! Vaffanculo, ce l'ho fatta dopo un'ora! Vai a fanculo! Sì, 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 sì. E finisce sì. Così. Non è quella figlia sta io 3. Sì. Salernitana 0. Sì. Sì, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, sì, 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 il cuore, non, il mio cuore lo regge, non posso più giocare a questi giochi, ditemi quello che voglio, sono troppo ansioso, sto tremando come una foglia, mi sento male, sto svenendo, porco Dio schifoso, bastardo ebreo, finalmente ce l'ho fatta. Finisce così. Tre morti e due feriti la partita tra Salernitana e Lazio. Davide ce l'ho fatta, lo sai che ce l'ho fatta? Lo sai che ce l'ho fatta? Bravissimo Umberto, adesso ti do un bacino. Dai dai, me lo metto tutto. Adesso sa solo il boss super finale. Dopo te lo do io, non metto tutto la fronte.
Umberto, lo sai, hai visto com'era, com'è stata l'Olimpiade di Schwartz? Sì, avrei dovuto usare anch'io l'Ipo per superare questo punto, guarda, da quando mi sono incazzato. Beh, io direi che è stata comunque positiva l'Olimpiade di Schwartz, sei d'accordo con me? Sì, sì, sono un'Olimpiade positivissima. Positivissima. Ma non è che stava la Rai l'Ipo anche nel Kinder Ping Ping? Nel Ping... Nel Kinder Pinguin! Si chiama così. Se tiri fuori la N, se togli la N, sì. Ciao. Kinder Pinguin. Solo così. No, Pinguin. Kinder Pinguin. Che ho detto Kinder Picellino. Forse è la mia cosa della Kinder, la mia merendina Kinder preferita quella. E siamo al boss finale, che però è una boiata il boss finale. Dovrebbe essere molto più facile rispetto a quello. Adesso devo dover perdere a 10 anni. Non me ne importa, basta. Siamo al buio, non sono anche i tasti. Ci sono le cose verdi che ruotano. Sì, non mi sono fatto giocare. Perché non mi vuoi far giocare? Perché voglio essere un po' più mio amico. Non è vero, perché sei cattivo. Non è vero. Perché? Sono morto. Vabbè, ormai non mi incazzo più dopo che ho fatto quella cosa, c'è poco da incazzarsi. Zitto, pupo. Sono piccoli problemi. Mi dipende. Umberto, adesso per te, visto che hai superato il boss, io canterò piccoli problemi di. Sì, però senza musica di sottofondo, altrimenti mi inculano per il copyright. E non sarebbe servito a niente. No, sono morto, cazzo. Guardo fuori e penso a te. Sa se tu, chissà se tu, mi stai pensando ancora di più. Ma vaffanculo. Canta, Davide, canta. Insieme noi, insieme noi. Sì, per chiarmi gli occhi tuoi, non so, lo so, io non lo so. Io non capisco. Un giorno o l'altro io ci uscirò. Dirmi tu sei distante più che mai. Poi mi prendi per mano e ancora te ne vai. Perciò mi chiedo e richiedo se c'è un posticino nel tuo cuore per me. Sono piccoli problemi di cuore dati da un amico. Vaffanculo, ce l'ero quasi. Che fuma d'amore. Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Far sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente I love you. Dai un bel. Adesso sai Umberto, sono al bossissimo finale. Sono piccoli problemi di cuore dove anche un sorriso è qualcosa di più. Esatto, cazzo, esatto. Aspetta adesso. Perché se sorridi non c'è niente. Piccoli problemi di cuore. Dai. Ma vaffanculo, sempre per uno muore. Piccoli problemi perché. Perché in quei giorni tu sei distante più che mai. Perché mi prendi per mano e ancora te ne vai. Perciò mi chiedo e richiedo se c'è un posticino nel tuo cuore per me. Cioè, sono piccoli problemi di cuore dove un bacio ruba la notte è un d'amore. Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Ah, posso anche correre, sognare, trepidare, sbigliare dolcemente I love you. Ma vaffanculo, perché non mi voglio proprio finire questo gioco? Dove un bacio sorriso. Sì, che c'è? Davide, sono ottimo cantante. Dai! Ti è piaciuto Umberto? Sì, ne canti un'altra. Cosa vuoi che canto? Decidi, vai. La sigla di Let's and Go. Everybody, let's and go.
Ci vuole la voce da Giorgio Vanni. Aspetta, mi serve la voce da Giorgio Vanni. Direi che è la mia. Metti tutta la potenza sulle ali del tuo turbo. Voli e sei più furbo. Let's go. La tua macchina è potente. Ogni gara è più avvincente. Corri. Ho finito il gioco. Andate tutti a fanculo. Ci sono riuscito. No, vai giù. Ebbene sì, voglio spiegare il finale. Voglio spiegare il finale. Ebbene sì. Sì, sto cercando di spiegare il finale. In pratica tutto quello che avete visto non è successo niente. Era solo Andy, il ragazzo che stava giocando insieme a Whisky il suo cane. Quindi tutto inventato. Benissimo, tutto sto portello e tutte queste bestemmie per niente. Perfetto. Giusto, lasciamo bestemmiare Andy. Giusto. No, il cane sì, no, il cane. Il cane è Whisky, mi sa. Ora vedo, si chiama Andy, non mi ricordo più nome. Il cane si può bere. Sì, solo che tutti ubriachi. Perché Dio è una bibita, quindi si può bere. Guarda, no, Whisky, il cane si può bere, perché Whisky. Ma quindi Umberto è fino al gioco? Sì, tra un po' sono titoli di coda. Allora dimmi quando partono i titoli di coda, almeno io canto. Che domani cominciamo a registrare Portal. Cioè domani lo faccio tutto in una serata. Lo faccio tutto in una serata. Ma poi li fai Let's Play di Amnesia o non hai ancora raggiunto i 100 mi piace? No, i 100 mi piace li ho raggiunti da anni, solo che è un po' noioso quel gioco. È più palloso di quello che pensassi. No, Nicola. Davide, comunque mi sa che ci siamo dietro di coda. Ci siamo quasi. No, aspetta, sono un altro filmato del cazzo. Sono con i titoli di coda. No, sta ancora in filmato. Chiara nel culo 2 la vendetta. Ma poi quanto durerà Portal? Una serata, lo finisco in una serata quel gioco, se mi metto. Un gran cazzo. Stanno facendo le foto, i minchioni stanno facendo. Ora fammi giocare! Ciao, guarda! Lo tutto nel letto! Sotto il letto! Rimbalzo sotto il letto! Va qui! Rimbalzo su! Viene segato! In che senso? Mattia De Santi Solari. Ma letto e non rimbalzo. Ma si può sapere quante cagate hai vomitato in più di un minuto? Dai, stupido gioco, finisci, mi sto incazzando. Stupido gioco, è finito. Titoli di coda, titoli di coda. E allora vai con la mia canzone! Ok! Vai, Umberto! Resta con me! Aspetta, no, mettere canzoni, sono tutto nel canale! Mio padre, ecco, apri il giornale, ecco. Allora, iniziamo a bestemmiare contro tutte le persone che hanno creato questo schifo di gioco! Perché troppo... E già vista, non lo perdi mai di vista. Senti nota, è un bombo. Tu, no, è un po' poi veloce più del vento, ti diverti e non trovi mai. Ma è sempre un'altra corsa, ancora da trovare. È un percorso da provare. Ma col turbo dentro al cuore, tu sei già un campione. Let's go. La tua macchina
Non di tutta la potenza, con le ali dentro al turbo. E sei più furbo, let's go. China è potente, ogni gara è tua vincente. Sul diverso la vittoria, questa è vera gloria, let's go. Adesso ce ne canti una di San Culamo. No, quella non la canto, cantala tu. Notte inferno. Certo, un'altra corsa ancora da imboltare. Col percorso da provare. Ma col turbo entra il cuore. Ti è già un campione, let's go. La tua macchina. Conti in tutta la potenza. Sulle ali dentro al turbo. Tu e te più. Stiamo facendo. Sì, se esce più un cazzo mi canta a destra, io che sono amortito dal punto di prima. Allora dai, si finisce, un bacio a tutti, dai, anche a tutti, aspetta, stanno ancora di coda. Nicola, nasconti. Stanno ancora di coda. Anzi, ringrazio anche Evil Sefi per la partecipazione alla prima tre parti. Dobbiamo fare i saluti finali, ti salutiamo. Anche no, I wanna be in the Pokémon world. Sì, cantando facciamo così la finale. Questa è la finale del gioco. Oh, rinnovare. Avanti vai così, la tua vittoria è qui. No, veramente per più avanti vai così. Sentita, per non restare qui. Vittoria si puoi girare. C'è Sara Tommasi nuda! E che è una novità! Che bella, passamela! Senti, passamela, sentilo! Sta prendendo fuoco la chiudita guerra. E immagino, sto facendo una registrazione lunghissima. Poi ci sarà un po' da caricare. No, io non taglio niente, lascio così tutto al naturale con tutti gli scheletri che ci sono in mezzo. Ci saranno solo tre parti sullo stesso punto. Anche con le mie urla? Sì, quelle di Thomas, conti tutte di più. Davide, c'è qualcun altro che vorresti salutare? No, nessuno? No, nessuno. Gesù, non nessuno. No. È stato... Vabbè, Gesù Cristo lo saluto, dai, Gesù Cristo lo saluto. È stato bello fare questo let's play, è stato molto sarà bello. Mi sono divertito tantissimo. Mi sono divertito tantissimo a fare questo let's play. Poi devi salutare anche, non lo so, Sefi, salutate già l'abbiamo detto prima comunque, poi Kevin Black 95, DJ The Legend, Red Flame Fox, il Mago 3000, Lightning Hook 90, Wii Gabriele 96, Giangolo no. Perché nomini gli slovacchi? Perché nomini gli slovacchi? Umberto, cosa? Non è cosa di cui poi ti pentire. Io non censuro niente, se lui è slovacco che quella è la vita mia. Là dove si trova Quartu, in Slovenia, in Slovacchia. In Slovacchia. Adesso qui ci dovrebbe essere il filmato quello da vedere con gli occhiali 3D del 1937. Ve lo faccio vedere pure questo come extra, dai, sì. Dicevo fin da che abbiamo messo gli occhiali, anche se non me li metto. Vi faccio vedere anche il filmato del finale in 3D. Che cazzo è che volevo farvi vedere? Ma solo che non è in 3D. Quando io ritroverai i miei occhiali in 3D, forse. Metti che qualcuno non ha mai finito il gioco, così se lo può vedere. Umberto, posso mettere la canzone di Lady Gaga a tutta callara? Ti inculo se lo fai. Ok. No, allora Davide, non fare stro. Che pallo, ho finito l'explain in 19 parti. C'è Lady Gaga tutta nuda! Che bello, linkami la foto. Che 19 parti sono sto cazzo di Lady Gaga. Ma che cazzo ti passa per la testa? A volte mi chiedo se tu sei veramente mio fratello. Ok, qualcuno gioca Resident Evil per essere a Raccoon City? No, nessun cane lo conosce. Nessun cane, quindi manco di open up on the 9 non esiste nessuno. Perché l'hai nominato? Ma questo
Umberto è un coglione. Sì, sì, beh, ho fatto un simile giorno, poi sì. Buonanotte, mister Notto! Mi sto facendo vedere anche il super filmato in 3D. Ma quando il divertimento supera il rompiti. Papa Ratzinger! È proprio un Ratzinger! Ratzinger! Posso mettere la canzone di Spider-Man, tu sei l'uomo ragno? Spider-Man, tu sei l'uomo cazzo! Sei l'uomo ragno! Spider-Man! Che forte sei tu! Spider-Man, tu lanci la... la tua ragnatella, Spider-Man, ti porta lassù, in alto, tu vai, c'è la diga Gamorra! Ecco, ci mancava solo quella, poi che cosa altro c'è? C'è Lady Gaga in viaggio nello spazio? Sì, tra un po' anche lei esce. Ci vediamo, Zazà? Che cazzo stai giocando agli Upen? No, stavo un po' leggendo. Basta, le mie è storie. È finito per sempre, dovrebbe essere finito tu l'incubo, è finito per sempre. È finito! Qui da Umpi di Phoenix, Mister Videogame Ita. E Lady Gaga? Alla prossima. Sono tramortito. Comunque non posso.